sto andando adesso con la signora che ha il terreno qui a Castel San Giorgio. Ecco qua nel canale c'è l'altro cucciolo, purtroppo, che ancora non sono riusciti a recuperare. Questo è il canale, guardate qua il canale dove viene buttato. Sono stati chiusi in un sacco e lanciati in un canale. 3 sono stati messi in salvo, 2 non ce l'hanno fatta. Era accaduto già mesi fa nella stessa zona. Siamo in via Pentagna a Castel San Giorgio, al confine con Rocca Piemonte. È qui che alcune donne che in zona hanno un terreno hanno salvato alcuni cani. Li hanno individuati ed hanno allertato i volontari dell'associazione Amici di Pluto, attivi sul territorio a tutela degli animali H24, e gli agenti di polizia locale agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi. 2 cagnolini non ce l'hanno fatta. 1 è stato strappato alla morte giusto in tempo. Ho trovato dei cuccioli in un sacco chiuso, buttati in un canale. Questi cuccioli erano nel canale, anche questi, chiusi in un sacco, e questo qui è stato salvato per miracolo. Come potete vedere è ancora pieno di fango e le signore lo hanno massaggiato, lo hanno asciugato, hanno fatto in modo che si potesse salvare, perché stava morendo pure lui. I cuccioli erano 5. E purtroppo 2 sono deceduti. I 3 cuccioli, non appena si rimetteranno, potranno essere adottati. Si spera trovino una casa dove poter dimenticare le ore passate in un canale, chiusi in un sacco. Intanto la polizia locale di Castel San Giorgio è al lavoro per individuare il responsabile del feroce gesto. Non è tra l'altro la prima volta che in zona succedono episodi simili. Circa 6-7 mesi fa altri cuccioli, pare dello stesso genere, vennero trovati in situazioni analoghe. Non può assolutamente accadere una cosa del genere. Se non si vogliono cucciolate, bisogna sterilizzare. Vi potete rivolgere a noi dell'associazione Amici di Pluto, oppure a qualsiasi altro veterinario o qualcun altro, vi aiutiamo a sterilizzare, ma cose così cattive non devono più accadere.